Allora, c'è la prima citofonata del mattino con Simone Di Stefano, che se non sbaglio è vicepresidente di Casa Pound e tra diciamo così, i leader della protesta Forcona, che io aborro. E invece Simone Di Stefano è uno che dice no, così facciamo la rivoluzione. E allora, voce a Simone Di Stefano. In realtà non sono fra i leader, siamo soltanto partecipanti come Casa Pound a questa protesta, quindi ieri non siamo stati in piazza, ma non abbiamo parlato ovviamente. Vabbè, insomma, è popolare, quindi chi c'è conta, insomma, no? Mica conterà sì. Solo Galvani, diciamo, insomma. Che no, per carità, come Duce si può scegliere di meglio, insomma, no? Come hai notato tu e come hanno notato tutti, alla piazza mancava una proposta politica e noi volevamo portarla, però ovviamente noi vogliamo mettere il cappello sulle vicende di altri. Ovvio che non si può stare in piazza 5 ore a dire politici ve ne dovete andare, perché è tutta così, così era però quella piazza, eh? Tutti a casa, tutti a casa. Beh, noi un po' di che poi è copiata, perché... è copiata questa, era quella di Beppe Grillo, non si copiano gli slogan, sì, altrui, però voglio dire, noi la proposta politica abbiamo fatto, fortunatamente abbiamo avuto la visibilità mediatica che serviva per portare un po' di sostanza a questa vicenda. Abbiamo detto chiaramente che chiedevamo lo scioglimento delle Camere, che il Parlamento è delegittimato, che il governo non ha un mandato popolare, quindi tutte cose serie. Questo è tutti a casa, questa è sostanzialmente la stessa cosa. Tu hai preso pure una condanna a 3 mesi perché hai strappato la bandiera dell'Unione Europea dalla sede, dove? Via 4 novembre, stavate lì, sì, e sei stato processato per direttissima. Quella operazione che senso aveva, a parte inguagliarti? Quell'operazione aveva il senso di mostrare che ci sono italiani che non si arrendono, che non vogliono morire sotto la schiavitù della comunità europea, e che gli italiani suicidati, perché ti ricordi siamo andati con le maschere, con i gatti, sì. Gli italiani suicidati dalle crisi sono andati, insomma, a fare un gesto di riscatto di questo popolo, insomma, che sta morendo letteralmente sotto i colpi della comunità europea. So, cioè, tu pensi che sia la comunità europea che ha inguagliato l'Italia, non l'Italia che si è inguagliata da sé, insomma. Tu pensi che sia la comunità europea, insomma. Guarda, la comunità europea che ha inguagliato l'Italia. Sì, sì, perché la comunità europea pretende delle cose da noi. Per esempio pretende che ci vendiamo i gioielli di famiglia per ripagare un debito che non abbiamo fatto noi. I contratti... Non l'ha fatta l'Italia quel debito, no? Quale debito? Il debito pubblico? Il debito che stiamo facendo adesso non lo facciamo noi, perché l'Italia ormai non stampa più moneta, si deve andare a indebitare sui mercati come un italiano va da uno strozzino a chiedere i soldi. Noi non stampiamo moneta, lo Stato ce lo facciamo finanziare dai signori della Goldman Sachs, da tutti i finanziatori internazionali che si comprano il nostro debito pubblico. Quindi è stato innescato un meccanismo per cui questo debito non sta più nelle nostre mani, ma sta soltanto in mani estere, e noi questo debito semplicemente non lo dobbiamo pagare, almeno questo è quello che pensiamo noi. Non dobbiamo pagare il debito. Secondo te questa cosa non avrebbe conseguenze? Hai presente quando l'Argentina ha dichiarato che non avrebbe pagato il debito? Cosa è successo? Sì, sono morti? Ma insomma, bene lo stanno, ti farei fare un giro, insomma. Da a me mi sembra che l'Argentina, l'Islanda e tanti altri paesi che sono fuori da questi meccanismi. L'Islanda è imparagonabile, 300.000 abitanti. Sì, sono scelte queste, cioè si può anche stare proni tutta la vita a pensare che lo Stato possa essere smontato pezzo per pezzo, perché questo ci stanno chiedendo. Quando Letta, Palle d'Acciaio, va con la sua legge di stabilità in Europa, lo rimandano a casa e gli dicono torna con una privatizzazione. Lui questa volta è tornato per esempio con Ansaldo Breda, quindi noi italiani possiamo privatizzare l'azienda di Stato che fa i treni, così noi non li facciamo più e poi ce li compriamo dai canadesi della Bombardier o dai francesi dell'Alstom. Ma dipende che tipo di privatizzazione fai, cioè la cosa non è ideologica, cioè dipende da che tipo di privatizzazione fai. C'è l'esempio della privatizzazione, a mio avviso sbagliata, di Telecom, o c'è l'esempio della privatizzazione ottima di Nuova Opinione, dove il fatturato viene moltiplicato per 4 e gli addetti italiani sono 4 volte tanto quelle della prima della privatizzazione. Oppure i francesi si comprano Gucci, poiché io non ho, diciamo, appartenenze a Casa Pound e me ne frego tutto sommato dell'italianità, che non ha nessun senso. A me interessa che i francesi, insomma, che si comprano Gucci, pure alla tua i francesi italiana, che si comprano Gucci mi assumono 4 volte tanto gli impiegati e gli addetti nell'azienda Gucci in Italia, perché fanno lievitare il fatturato che lo stupido management italiano non era in grado di far lievitare. Insomma, io sul tema dell'italianità sarei molto attento, perché la classe dirigente italiana ne ha fatti di disastri, non da poco, caro Simone Di Stefano. Cioè, sì, ci sarei attento a difenderla questa classe dirigente.
dirigente. Posso citare un milione di esempi di privatizzazioni completamente fallate: all'Italia, l'Ilva che è stata privatizzata e regalata ai River, vediamo insomma la situazione. Appunto, agli italiani, ai imprenditori italiani, insomma, non granché. Ma che non è una questione di italianità che deve rimanere in mano agli imprenditori italiani, deve rimanere in mano allo Stato, perché è roba allo pubblica, Stato. È roba nostra, sì, allo Stato, lo Stato, quell'entità a cui tu dici di non appartenere. Io appartengo, ma non mi piace l'idea che lo statalismo sia un'ideologia pervasiva. Vabbè, insomma. È ovvio, sono posizioni diverse, tu sei, hai la tua visione, per carità, voti altre cose, però voglio dire, lo Stato è una cosa di tutti, non possiamo privarcene perché arriva qualcuno che dice, oh, dovete pagare un debito, il debito non l'abbiamo fatto noi. Noi abbiamo uno stupendo palazzo con degli amministratori idioti che hanno fatto sì che ci indebitassimo. Non dobbiamo venderci il palazzo, dobbiamo cacciare a calci in culo gli amministratori. Invece noi continuiamo a dire che dobbiamo venderci tutto. Renzi si presenta come il nuovo e tutto quanto e dice no, vabbè, dobbiamo privatizzare. Cioè qui non è che si può privatizzare tutto, lo Stato non è un vestito che si mette o si toglie. Lo Stato deve rimanere nella vita del cittadino, perché chi vuole eliminare gli stati, chi vuole eliminare le identità nazionali, capito? Gli piace che la bandiera... Ma perché l'identità nazionale deve essere anche statalista? Cioè tendenzialmente le destre tradizionali mondiali, europee, anche sono destre antistataliste, perché secondo me in maniera non irragionevole pensano che la presenza dello Stato nella vita del cittadino deve essere il meno possibile, non il più possibile. E quale deve essere allora la presenza nello Stato cittadino? Le multinazionali? Lo Stato deve regolare l'attività tra privati, tutto qui, insomma, essere il meno presente possibile. Io non ci credo allo Stato che ti cura dalla culla alla bara, non è un meccanismo che funziona più, almeno poteva funzionare in qualche visione socialista, che peraltro dovrebbe essere un po' agli antipodi di quello che pensi tu, però oggi come oggi totalmente insensata. Cioè lo Stato che si occupa di te per tutto e su tutto, e occupa tutto, ed è proprietario di tutto, ed è proprietario dell'azienda, no, di quello no, che no, fa. No, questo è il comunismo. Scusami, Mario, questo è il comunismo. Certo, se mi permetti, semplicemente la nostra posizione è che lo Stato deve essere presente nei settori strategici. Noi non possiamo lasciare le telecomunicazioni ai privati, non possiamo lasciare la produzione dell'acciaio ai privati, non possiamo lasciare i trasporti ai privati. Perché se sono più efficienti? Ma quali problema che sono, se non sono efficienti? Discutiamo dell'efficienza, non ideologicamente. La Germania, la locomotiva d'Europa, la locomotiva d'Europa ha la proprietà delle sue strade e autostrade. Il tedesco che parte da Monaco e arriva a Berlino si tiene 50 euro in saccoccia, mentre noi le diamo a una multinazionale spagnola. Capito? Questa è la vicenda dell'Italia, questo è il problema dell'Italia. Gli altri hanno le compagnie di bandiera, noi l'abbiamo venduta. Rispetto alla Germania, è che in Germania lavorano di più, hanno un tasso di produttività altissimo, noi non l'abbiamo. Questa è un'altra cosa che hanno in Germania, il terzo gruppo bancario. E hanno un gruppo dirigente che funziona, anche quello, che fa gli interessi nazionali, come utilizzi tu le termini, insomma, buona Angela Merkel. Posso dirti una cosa, il terzo gruppo bancario tedesco, la banca di proprietà dello Stato, finanziata con soldi pubblici, che finanzia la piccola e media impresa. Noi non ce l'abbiamo più le banche di Stato, perché nel resto d'Europa devono avere le banche ma di Stato? Ma meno male, tesoro mio, ma le banche di Stato italiane, ma te le ricordi come erano gestite? La Comit, il Banco di Cipro, per carità, non tornare a quella roba lì, non conosci la politica italiana molto bene, diciamo. Lo Stato viene gestito dalla politica, signori miei, questo è la politica italiana, appena può mettere le mani su qualcosa di Stato, come piace a te, che combina. Se ci sono i corrotti, se invece ci sono i buoni, a calci in culo i corrotti, ma sto gioco buoni contro cattivi non funziona, cioè esiste nelle favole, ma non c'è gente seria. Il problema è che qua non c'è la gente seria, capito? Il problema è che qui non c'è una coscienza della cosa pubblica, cosa che hanno nel resto d'Europa. Questo è vero, capito? È vero, e non c'è coscienza della cosa pubblica proprio quando rinunciamo alle nostre identità e diciamo "io mi vergogno di essere italiano". Questa è una cosa che mi piace tanto, ma non è strappate, la nostra quello l'elemento, non ci servono, non è il mondiale, non è il mondiale di calcio, l'italiano contro il francese, questa roba non ha senso, è tutta roba senza senso, tutta roba che non vale nulla, è paccottiglia del passato. Oggi sei formato e ti piace questo illuminismo così che noi siamo cittadini del mondo, vengo considerato un bacchettone cattolico, figura, insomma, non è
quello. Il tema che mi interessava davvero, sono queste sono considerazioni generiche che poi alla fine non lasciano il tempo che trovano, non gli interessa a nessuno quello che pensi te né quello che penso io fondamentalmente. Beh, non credo, sul perché tema, sono vicende importanti. Sul tema dei forconi però, ma non pensi che quella roba sia, cioè, in cui voi siete oggettivamente coinvolti anche con una volta visibilità, perché insomma poi le lezioni che avete compiuto sono, non credo sia veramente una stupidata colossale. Quando ieri hai visto, non so se l'hai visto, Chiavegato che si tirava la merda con come si chiama Galvani durante la gara, pensate, sempre la stessa solfa, è come fosse l'UDC quello, più o meno come la scissione in Scelta Civica, ancora peggio, che insomma, sono sì, poca roba insomma. E poi peraltro per inciso quell'IFE, caro Simone e Stefano, che sei di Casa Pound, è nazionalista, quell'IFE è secessionista, cioè, non so se hai presente Chiavegato, quelli del Veneto, vogliono fare la secessione, se ne sono andati quando hanno visto che c'eravamo pure noi, così come se ne sono andati i forconi siciliani, che anche loro sono indipendentisti, quando hanno visto che c'eravamo noi. Però quindi sono gli indipendentisti siciliani con gli indipendentisti veneti con quelli di Casa Pound, che poi sommati elettoralmente sono poca roba, diciamoci la verità. Sì, però posso dirti una cosa, dietro a sta cosa c'è la rabbia popolare vera, perché c'è la gente esasperata, esiste, non è che si può far finta che non esista l'esasperazione, che la gente non si suicida. Ecco, questo è un elemento su cui mi piacerebbe interloquire. Ecco, questo è un elemento. Allora, l'idea della non so quanti anni hai, Simone? 37. Quindi sei più o meno nella mia età. Io sono più vecchio di 5 anni. Io mi ricordo gli anni 70, cioè c'ero, insomma, io ero piccolo, insomma, mi ricordo i sacrifici pesantissimi che faceva la mia famiglia, mi ricordo l'austerity, mi ricordo che non si girava perché non c'era benzina, che si andava in bicicletta. Era veramente pesante il livello di sacrificio economico che si faceva allora, la fatica ad arrivare a fine mese, il famoso fine mese, allora era pesantissimo. E Roma, la città, e Testaccio dove vivevo io era una sorta di Bronx, non era il bel quartiere leccato che c'è oggi. Ora, come ti spieghi il fatto che noi abbiamo, e non neanche sto a parlare quando sento i racconti dei miei nonni, della difficoltà del dopoguerra, dove non si mangiava, dove non c'era nulla, come ti spieghi il fatto che quelle povertà, che erano più oggettive di questa che è tutto sommato una società opulenta con i suoi ovviamente momenti di crisi innegabili, però fosse molto meno incazzata della società di oggi, quindi era più povera ma meno incazzata, non la trovi una cosa contraddittoria per certi versi? Sì, non è contraddittoria, perché allora c'erano delle prospettive, c'erano delle speranze e c'era quello che tu, insomma, non ti piace tanto, che era ancora lo Stato, che era lì presente, capito, nella vita del cittadino. Quindi tutto sommato c'era qualcosa. Oggi non c'è più niente e non si arriva comunque, perché sta in mano ai privati, sta in mano alle banche, e anche con 1.500 euro al mese non puoi farti una prospettiva di vita, un futuro. Allora c'erano le case degli enti, c'era una politica almeno di edilizia popolare. E tu dici, se torna lo Stato i 1.500 euro diventano 3.000, insomma, miracolosamente. Beh, sicuramente sì, tanto se ricominciamo a stamparci i soldi da soli, non ci compriamo i soldi. Come Paolo Barnard, tu la pensi come Paolo Barnard? Ieri è stato meraviglioso, Paolo Barnard alla gabbia ha detto, lo Stato deve essere finanziatore di prima istanza per creare la piena occupazione. La sostanza diceva, stampiamo i soldi a IOSA finché non siamo tutti al lavoro e tutti ricchi, che non funziona proprio così economicamente, però non so se avete studiato proprio le basi della vicenda. Se noi dovessimo per esempio seguire le tue idee, caro Simone, noi dovremmo uscire domani dall'euro, giusto? Alle condizioni che porremmo, esatto, noi, certo, eccetera, ovviamente, certo. Domani dall'euro, benissimo, sì. Allora, se io domani fondo un partito che dice viva Simone Di Stefano e viva l'idea di Casa Pound, bravo, esco dall'euro domani e ho un sondaggio che mi dà il 55%, sì. Tu sai cosa fai domani dalla tua banca, caro Simone Di Stefano? Tu sì, vai e te prendi l'euro, te prendi subito l'euro, no, capito. Perché la nuova valuta te l'ha svalutata del 50%, 60%. E tu, non caro Simone, niente, che non sei niente, sciocco, non ti prendi e ti metti, capito, gli euro in saccoccia il giorno prima che non venga svalutato. Niente, no, vuoi il 50% del tuo valore. Vabbè, sono le teorie con cui ingessate il paese. Ho paura che non funzioni ormai, così. Capito? Ho paura un altro che fenomeno, un altro fenomeno che diceva queste cose dalla mattina alla sera, che ci ha rotto le palle con queste profezie del liberismo, era il signor Oscar Ciannino, che poi si è scoperto che manca laureato. L'avete tenuto storia in televisione 20 anni. L'avete chiuso? Io mai. Il sistema mediatico, i cattivi, cioè, questo è come il complotto da Roma, sono tutti riuniti da una parte. Le profezie del liberismo che ci libererà, di fatto, se la gente lo vede da sole, qual è la condizione? È inutile che fate finta che non sia così, è così, è inutile così far finta che la gente non ha casa, che viene sfrattata, che non c'è la possibilità di prendere un mutuo.
è così, è inutile dire che no. È ma io non nego il disagio, nego che la soluzione sia l'uscita dall'euro, l'uscita dall'Europa, lo Stato pervasivo. La sovranità monetaria, la soluzione è lo Stato, la sovranità dei cittadini che consapevoli votano quello che vogliono votare, insomma, è tendenzialmente. Votano quello che vogliono votare e poi però quello che votano non c'è mai in Parlamento, perché la gente ha votato Berlusconi o Bersani e questi due personaggi sono fuori oggi dalla politica italiana. Non è colpa dei cattivi se non c'è una maggioranza, che dobbiamo fare? Chi l'ha votato? Un partito che sostiene il governo, chi l'ha votato? Chi l'ha votato? Io non l'ho votato perché non c'era sulla scheda elettorale, però le dinamiche della politica sono complesse. Li votate voi, perché non è così, la gente vota e poi il mandato popolare viene tradito. Vi siete candidati a Roma, dove siete pure presenti, quanto avete preso? L'1%? Abbiamo preso l'1%, allora, va bene così, questa è la democrazia, va appunto, benissimo. Quindi pensano che le parole del PD, del PDL siano state più forti della vostra, la democrazia. Posso dire una cosa? Mario, concordi con me che no, questo governo non ha una sovranità popolare. A me non piace questo governo. No, a me non piace questo governo, io lo condanno in tutte le maniere, però cerco le soluzioni, capisci? Se può tenere un governo praticabili, che non le soluzioni praticabili. Non mi piacciono le soluzioni a cazzo, cioè quelle che dicono vabbè l'asino vola, quella non mi interessa. Mi piacciono le soluzioni praticabili, quelle le si possono fare. Le soluzioni praticabili che stiamo ponendo noi è quella di tornare alle urne, si sciolgono le camere, si torna alle urne, i partiti si presentano con dei programmi quasi da assemblea costituzionale nuova, quindi devono parlare di quello va che bene. Vogliono fare e poi che voti, caro Simone Stefano? Una nuova costituente, capito? E si decide come andare avanti, ma non costruire le basi del paese su questo Parlamento che è delegittimato dalla Corte Costituzionale, che non ha un mandato popolare, ma si può. Questa può essere fare le riforme che devono accompagnare questo paese per altri 50 anni. Questa può essere una riflessione. Questa può essere una riflessione. Però ricorda che ruberie ha fatto lo Stato che amavi tanto. No, i politici sono i detentori dello Stato alla fine. Per via democratica. È come quando dici la RAI, non mi piace la RAI lottizzata. Non ti piace. Però se la RAI è in mano al Ministero del Tesoro, inevitabilmente il Ministero del Tesoro è in mano a un ministro del Tesoro che sarà di nomina politica e dunque conseguentemente, la politica dominerà la RAI. Allora, non ti piace la RAI privatizzata? Te la tieni pubblica, ma te la tieni pure lottizzata, perché è inevitabile che sia così. No, non mi piacciono. È conseguenziale. Cioè l'idea, la palingenesi per cui adesso arrivano i buoni non l'ho mai vista nella vita, insomma, io proprio mi accorgo. I buoni arrivano, ma capito? Dici? Mario? Pure se magari fanno la faccia da cattivi, poi alla fine sono i più buoni di tutti, perché ci tengono allo Stato e ci tengono alla nazione, mentre gli altri sono una banda di ladri, questa è la verità di fatto. E quindi indiani e cowboy abbiamo risolto la questione, insomma, non so se funziona così, Simone, mi piacerebbe, perché starei con i buoni, però li ho visti tutti un po' da vicino e non ho visti i buoni, ho visto gente che si fa i fatti suoi, insomma, inevitabilmente così, perché poi l'uomo è tendenzialmente animale egoista e avido. Queste sono due questioni che non riesce a risolvere per via forconiana, diciamo così. Va bene, grazie, spero di averti dato lo spazio necessario, comunque a disposizione per ogni confronto, che mi diverte. Grazie mille Mario, quando vuoi io sono qua. Un saluto a Simone Di Stefano, protagonista della protesta forconiana, così abbiamo dato anche la voce ai forconi come vice presidente di Casa Pound e a quello che ha fatto quell'azione per prendere la bandiera europea e si è beccato pure 3 mesi per direttissima. Tutto sommato mi dispiace, erano 60 ragazzi e facevano una manifestazione, non era così grave, però insomma le leggi sono le leggi. Va bene, ce ne andiamo in GR viabilità, pubblicità, poi abbandoniamo la pagina forconi e ci buttiamo dentro lo Stato che deve decidere adesso per esempio che fare della legge elettorale, così poi si può andare alle elezioni come dicono quelli di Casa Pound e vediamo chi le vince. Non credo che vinca Casa Pound, non credo che vincano i forconi tendenzialmente, penso, però le vinceranno i soliti e chissà perché la gente continua a votarli, ma questa è un'altra riflessione. GR viabilità pubblicità, poi legge elettorale a iosa, divertitevi.